credo che puoi essere solo che soddisfatto di una squadra che in casa chiude 10-1 una stagione regolare. In una partita come questa dovevate tutto da perdere e nulla da guadagnare, avete vinto per l'ennesima volta e avete dato una soddisfazione al pubblico di San Vendemiano che non può riempire il Palasacon ma che da casa vi tifa. Allora, come farebbero, sai, quelli un po' sboroni, cioè, no, bisogna fare 11-0, no dai, no, abbiamo fatto un ottimo lavoro fino adesso e sicuramente la partita di oggi non era facile perché a Roseto abbiamo speso tante energie, abbiamo fatto secondo me forse la miglior partita dell'anno come intensità, come mentalità, come tutto, e appunto non è facile poi con un allenamento ritrovare, rimotivare la squadra per essere al top in questa partita qua. Lo hanno fatto anche perché insomma ci siamo posti un obiettivo inizio anno che era entrata tra le prime quattro e siccome lì alla portata era importante e questo obiettivo qua sicuramente li ha motivati, li ha caricati e quindi hanno fatto un ottimo lavoro con una squadra di tutto rispetto, che ricordo questa qui, tutti i campi importanti, Roseto, Fabriano, è andata a vincere, Cividale è andata a vincere, quindi non è proprio una squadretta che puoi venire a giocare, infatti hanno giocato bene, hanno fatto la loro partita, gli faccio anche i complimenti. Io per fortuna non sono il coach di nessuna squadra, però guardando il tabellino della squadra vedo 8 giocatori a referto, tanti giocatori con punti distribuiti. Credo che per un coach sia bellissimo vedere un tabellino così e non vedere magari un giocatore che fa 30 punti e gli altri comprimari, ma tutti presenti sul pezzo. Sì, sì, hai detto tutto tu. Diciamo che da quando sono entrati tutti e con l'aggiunta di Verri, che chiaramente è arrivato in sostituzione di 2 o 3 giocatori che erano fuori, le rotazioni sono diventate lunghe. Loro lo sanno, cioè tutti hanno la possibilità di giocare, quindi non si va in campo per giocare 35 minuti, ma si va in campo per giocare quei minuti e dare il massimo in quel momento lì. Per questo diventano poi tutti protagonisti e fa piacere che si cercano, quindi... Bravi loro, bravi loro.